Incidente nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, poco prima delle 16, sulla strada provinciale 460 tra Sarassa e Valperga. Una Fiat Panda, condotta da un uomo di 86 anni di Ciconio, con a bordo la moglie, 55 anni, è uscita di strada terminando la sua corsa nel fossato. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca del Canavese, della Croce Rossa di Rivarolo, i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo e i carabinieri. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Quarnier, accertamenti in corso sulla dinamica. Comunque ha detto che gli ha portato già via quello che doveva. È tutto normale.